Salve, buongiorno eh, lo scopo di questo video, molto breve, sarà eh, concentrarmi sulla figura autoctona specifica di Ariano Irpino della figura dello scazzemariello che entra all'interno di un contesto progettuale di musica e cultura che incontrerà nella fase successiva del progetto appunto la musica e la cultura di band di tutta Italia che parleranno della stessa figura specifica, però partendo dal loro contesto culturale per andarne a guardare quelle che sono i punti in comune, ma anche le caratteristiche autoctone. Quindi un rivitalizzare la cultura locale e anche i collegamenti della cultura locale con quelle che sono la cultura, diciamo, le tradizioni in generale. Già per esempio il solo nome. Qui si dice scazzemariello, non Scazzemauriello o altre varianti. E io quando me lo raccontavano da bambino, ma sempre qua, sulla... scazzemariello, eh, basta poco per entrare in un altro tipo, in un'altra un regione, in un'altra zona e anche in altre caratteristiche. Perché, eh, per esempio, lo scazzemariello proprio di ariano è, è, un, è una figura bonaria quindi non ha niente a che fare ad esempio con quelli che sono i collegamenti che fanno invece in altri contesti socioculturali ad esempio che li collegano ad esempio al, alla figura dell'incubus quindi della paralisi notturna quindi gli danno anche una connotazione di per sé malvagia diciamo <coughs> Alcuni, alcuni collegamenti diciamo, rispetto alla figura la, viene fatta con i Lari Romani, che però lo Scazzi non ha a che fare con quello che è il collegamento parentale con la famiglia, eh, ma più che altro potrebbe essere una sorta di protettore della casa. Per, per sue recondite ragioni, che decide di frequentare perché è una sua decisione, un po' come la fortuna. Decide di. Eh, questi sono giusto dei collegamenti generali, quindi l'ari e l'incubus per alcune tradizioni. Qui non si parla di figura invece che ha connotazioni malvagie eh, di nessun tipo. Lo Scazzemariello è una figura che irrompe in casa. Con le sue corse, eh, correndo velocissimo, inizia a far cadere oggetti, inizia a fare dispetti, iniziano a sparire oggetti e, e quindi viene rilevata la sua presenza. Rilevata la sua presenza, il nostro, la nostra fortuna dovrebbe essere prenderlo e levargli questo questo cappellino rosso che lui, <ride> che lui indossa sul capo, a quel punto inizierebbe un aspetto molto interessante, molto bello, che è la contrattazione, ossia io posso chiedere allo scazzamariello di cui sono in possesso del cappello, tutti i soldi che voglio per restituirglielo, tanto lui me li darà, quindi fatta questa contrattazione, perché lo scazzamariello non può stare senza il suo eh, cappuccio rosso. Quindi lui ti farà restituito il cappello, lo scazzemariello ti cagherà, ecco questa è una particola un particolarità, ti cagherà insomma tutti i soldi che gli hai chiesto, meglio in euro perché chiederci un milione di euro in un euro ti riempirebbe la casa. E, quindi questa è una caratteristica, insomma... Rettamento locale, piccole detti locali, non tanto proverbi e qualche piccola leggenda rispetto a questa figura. Una leggenda dice che lo Scazzamariello è entrato nella casa di, un, di una famiglia, ha preso la bambina, come detto, non le rapisce niente, ha preso questa bambina e l'ha portata in soffitta a ballare fino allo sfinimento, quando il giorno dopo i genitori hanno trovato questa bambina. Diciamo, sulla soffitta non erano in grado di capire il come ci fosse giunta. E quindi c'è questa piccola leggenda che sono riuscito a trovare. Qualche piccolo de detto: vabbè, lo Mariello cacano soldi, oppure addostai lo Spazemariello e una casa Fortunata, oppure questa famiglia è affortunata perché è passato lo Mariello. Si narra sempre a livello di leggenda che nelle zone di Capo Castagno abitasse questo uno scazzemariello. <ride> ah, tra l'altro approfitto per dire eh, che mh, questa figura, sempre in, nei vari contesti, è stata anche spesso collegata agli eremi, più che altro alle grotte dove andavano i, i mistici, eccetera, i monaci eh, che eh, si entravano lì per. E da cui potrebbe anche derivare un po' la figura del monacillo. Questo giusto per creare dei collegamenti. E vabbè, questo è molto semplice. Il passo successivo sarà appunto mostrarvi specificamente per le bande che entreranno nel progetto. Eh, quelle che sono le caratteristiche simili, quelle che sono le differenze, i nomi locali e quindi creare un ponte culturale musicale attraverso il linguaggio del dark folk, del dark ambient e un ponte culturale che raccolga e rivitalizzi queste tradizioni locali e generali. Buona giornata.